per il calcio femminile umbro è un nuovo inizio, perché entrare a far parte di questa famiglia è quello che ogni atleta aspira, no? Perché poi la realtà di fatti è questa: noi eravamo dilettanti, lo siamo ancora probabilmente, però lo siamo con alle spalle una realtà che sta puntando su di noi. Quindi quello che dobbiamo fare è crederci, è continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e dare quel qualcosa in più, perché comunque ad oggi, se prima eravamo sì una squadra importante e una squadra di Perugia che militava in categorie nazionali, ad oggi siamo il Perugia. Diciamo che noi ci siamo conosciuti il primo anno che lui venne a Perugia, perché per vicissitudini particolari ci siamo incontrati e lui ha voluto incontrarci perché sapeva benissimo che noi eravamo, insomma, l'unica squadra femminile che a livello nazionale era in Umbria, e ci siamo incontrati e ci siamo conosciuti. Da lì questa conoscenza è partita in una collaborazione. Il primo anno del Chiara Montagnoli Cup l'abbiamo fatto qui all'antistadio e abbiamo fatto un amichevole proprio con i maschietti, quindi da lì abbiamo iniziato un percorso che è perdurato per 4 anni fino a, diciamo, avere una svolta 2 anni fa, quando il Perugia Calcio ha voluto e ha dovuto, da un lato, ma ha anche voluto fortemente fare le bambine, e questa collaborazione è nata in quel modo, in quanto noi abbiamo iniziato questa collaborazione con loro facendo le bambine, quindi la scuola calcio, l'Academy insieme a loro. E da lì si è sempre più stretta la maglia fino ad arrivare a dirci: bene, facciamo un progetto unico, perché poi questo darà continuità alle ragazze, questo potrà portare ad avere sempre di più ragazze che si abbracciano a questa realtà, e sicuramente potrà portare a unire le forze e lavorare in una maniera senza dubbio migliore. Diciamo che Perugia Calcio ad oggi darà un apporto totale, sostanzialmente. Noi avremo insieme, come diceva il Presidente, faremo un budget di di quali saranno i costi gestionali di questa realtà agonistica, diciamo così, perché l'Academy già è dentro, insomma, l'Academy Rosa è già esistente da 2 anni all'interno del Perugia Calcio, e da lì poi inizieremo a lavorare. Senza ombra di dubbio, come dice il Presidente, dovremo intanto capire in quale categoria saremo. Nella Serie C interregionale, che tutti pensano sia una categoria inferiore, ma non lo è, perché ad oggi è un mantenere la categoria dello scorso anno, sostanzialmente. Riusciremo in qualche modo, proveremo, e quello che vorremmo fare è puntare ad arrivare fra i primi in classifica, perché comunque credo che ne abbiamo le qualità con la rosa che abbiamo esistente, sostanzialmente, con qualche innesto che adesso valuteremo. Senza dubbio, se dovessimo arrivare al ripescaggio in Serie B, dovremmo risederci al tavolo e capire se c'è bisogno di qualche integrazione. Però in generale il fare bene è tanto in Serie C come tanto in Serie B, con prospettive diverse, perché la Serie C può portarti nel primo anno già a provare a vincere. In Serie B sicuramente, con l'unico girone e con la situazione che si è proposta da parte della federazione, sicuramente lotterai per non retrocedere, o comunque lotterai in una mezza classifica.